Spirito Santo. Ave, Signora tutta santa, tu sei la gloria di Gerusalemme. O Madre di Dio, noi cristiani di questa terra di Castel Campagnano, mentre contempliamo la tua bellezza umile e alta, ti chiediamo nuova forza per il cammino da percorrere, come singoli e come comunità. Tu, con lo sguardo di Madre di Misericordia, non guardare le nostre colpe, le nostre povertà, i nostri difetti, i nostri limiti, la nostra debolezza, ma leggi nel cuore dei tuoi figli il desiderio di fede e di novità cristiana, di speranza e di amore verso Dio e verso i fratelli. Tante sono le attese del mondo, soprattutto l'ansia della pace, in particolare per la Terra Santa, la Siria e la Libia, nutrita dal cuore del Papa e affidata alla tua materna intercessione. Rispondi, o Vergine, alle attese del mondo, con la tua materna cura. O Vergine della Neve, tu sei l'avvocata presso il trono di Dio di questo popolo di Castel Campagnano, che da secoli, a te da secoli, ricorrono gli uomini e le donne di questa terra, segnati dal dolore e dalla speranza, da antichi e nuovi problemi, le malattie a volte incurabili, lo sconforto, la divisione con le persone care, l'incertezza del futuro, la solitudine interiore, l'educazione difficile dei figli, la mancanza di lavoro, la lontananza dalla terra cara e la stanchezza della fede. Noi ci affidiamo alla tua tenerezza vigile e premurosa, e tu, come a Cana di Galilea, dona accanto all'aiuto necessario per la vita dello spirito anche i beni necessari per la dignità della vita umana, dei nostri anziani, dei giovani, degli uomini e delle donne, dei fanciulli, dei malati e dei più poveri. O Madre Purissima, tu sei la letizia del nostro popolo. Prega il tuo figlio amatissimo per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e in modo particolare per l'intera diocesi di Alife Caiazzo. Ottieni per tutti una rinnovata effusione dello Spirito, perché oggi e sempre, insieme nella comunione dell'unica Santa Chiesa di Dio, sappiamo levare il nostro sguardo e ripetere con semplicità e candore l'antico canto dei viandanti. Salve Regina, mostraci dopo questo esilio il tuo figlio Gesù. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto dei tuoi seni, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Adesso, nella preghiera di Gian Battista Musco, ci uniamo un po' tutti e un po' facciamo una sintesi di tutto ciò che vogliamo chiedere a Maria, tutto ciò che portiamo nel cuore, tutte le persone che in un certo qual modo oggi ci hanno chiesto una preghiera davanti alla sua immagine. Preghiamo soprattutto per tante persone che soffrono,